Sono 49 le imprese ragusane ammesse a finanziamento nell'ambito della manifestazione di interesse relativa all'erogazione dell'ultima tranche dei contributi con fondi ex INSICEM per un importo complessivo di 142.000 euro. Abbiamo ultimato la procedura, dichiara il vice sindaco di Ragusa con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra, e per l'erogazione delle somme ai beneficiari attendiamo l'accreditamento dell'intero importo da parte del libero consorzio di Ragusa. Il settore sviluppo economico ha provveduto nelle mese corrente a completare gli atti necessari per lo scorrimento della graduatoria di 11 imprese aventi diritto all'erogazione del contributo. L'importo e il numero complessivo delle imprese, continua la Licitra, che hanno beneficiato dei contributi dei fondi ex INSICEM è stato di 50.610 euro relativamente alla prima tranche del contributo in conto interesse dell'anno 2020 e ha interessato 26 imprese. La seconda tranche, anno 2021, è stata invece di 190.901 euro, di cui hanno beneficiato 68 imprese, mentre la terza tranche complessiva dello scorrimento è stata di 125.000 euro, interessando ben 42 imprese. Ringrazio, afferma ancora il vice sindaco di Ragusa, per l'ampia disponibilità e collaborazione dimostrata verso un settore ampiamente colpito dall'emergenza Covid-19, il commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, ed esprimo viva soddisfazione per il raggiungimento di tale obiettivo, che si traduce nell'erogazione di un contributo in conto interesse complessivo pari a 509.000 euro erogati a ben 185 imprese ragusane, al quale si aggiunge il contributo in conto capitale riconosciuto ad altre 7 imprese per un importo di 105.000 euro, il cui procedimento per l'erogazione delle somme è in fase di definizione da parte del Libero Consorzio della provincia di Ragusa.